Ok. Sono la creatrice e l'amministratrice del gruppo Microcopia UX Writing Italia e andremo avanti ovviamente con gli UX Writing Talks anche nel 2021 con appuntamenti totalmente diversi e totalmente nuovi. Oggi quindi andiamo ad affrontare questo tema del rapporto della SEO con lo UX Writing, come si possono incrociare, come incontrano lungo la strada l'architettura dell'informazione. Ne parliamo con due ospiti veramente specialissime, e Sara Sacculo, che ho appena scoperto ingegnera e lo possiamo utilizzare all'inclusivo, ingegnera e UX writer, tra l'altro anche una persona veramente tanto competente, quindi vedrete che avrà veramente delle chiavi di lettura molto molto uniche e molto forti sul tema. E Tatiana Schirinzi, che tutti quanti conosciamo come la scribacchina, che è la regina della SEO in Italia. Non vedo più Tatiana perché mi è saltata, eccola. Allora, Sara e Tatiana, accendete i microfoni perché io vi ho messo in muto per far entrare tutti quanti. Come al solito, ci fate le domande sulla chat, le fate tranquillamente, io farò delle domande a loro e discuteremo di questo tema. Questo tema è particolare proprio perché di solito quando noi pensiamo allo UX writing lo associamo al concetto dei microtesti. In realtà i microtesti sono l'esito, il risultato finale, l'output di un processo che è molto lungo. Potremmo definirli forse di più come scrittura per la UI, cioè scrittura per le componenti dell'interfaccia grafica. Però comunque pensiamo sempre allo UX writing come microtesti, quindi come testi molto piccoli. Mentre quando pensiamo alla SEO tendiamo a pensare a contenuti molto lunghi, quindi tendiamo sempre a farci un'idea di testi lunghi e non di micro elementi, come per esempio appunto le call to action o i messaggi di errore. In realtà quello che li unisce è il fatto che sia la SEO che la UX writing sono delle attività umane e quindi risentono moltissimo del modo in cui pensiamo, del modo in cui facciamo delle ricerche, del modo in cui interagiamo con i contenuti, in questo caso digitali. Sulla SEO c'è anche un'altra relazione, che è l'architettura dell'informazione, cioè come i contenuti sono archiviati e come vengono cercati. Allora, io la prima domanda che voglio fare a Sara e a Tatiana è proprio questa. Architettura dell'informazione, SEO e UX writing. Sono mondi molto vicini, sono veramente prossimi, a volte sono anche lontanissimi. Come avete fatto voi, lavorando insieme, poi ci raccontate anche la vostra esperienza, a far quadrare queste competenze? Sì, allora, cosa faccio? Rispondo io un pochino. Sì, poi se vuoi presentati anche, perché io ti ho lanciato così, ma se vuoi dici due parole su di te, anche Sara, raccontateci delle parole su di te. Ciao a tutti, innanzitutto ci sono un sacco di persone, quindi sono molto contenta. Saluto, non so, Alice, tutti quelli che conosco. E poi, allora, appunto, io sono Tatiana e sono una consulente SEO dal 2013. Quindi, insomma, la mia piccola agenzia SEO liquida, mi piace definirla così, si chiama La Scribacchina. E quindi, diciamo, noi siamo in due consulenti SEO, io e il mio socio. E poi, insomma, dall'inizio, anche quando ero solo io, ho sempre lavorato proprio con una rete di professionisti, che io chiamo il team liquido, perché proprio dall'inizio, no? Mi sono resa conto che la SEO da sola ovviamente non è autosufficiente, ma ha bisogno di tutta una serie di altri professionisti che danno forma, no? A quello che io penso, quindi il web designer, quindi il copywriter, quindi l'esperto UX e così via. Questo proprio per la base, no? Per fare un sito che funziona, per progettare o riprogettare un sito che funziona in ottica SEO. Poi di contorno, ovviamente la SEO è solo una delle strategie di marketing online, quindi di contorno servono anche professionisti che si occupano delle altre parti del marketing online, come ad esempio il newsletter manager, il social media manager, lo specialista in advertising per i social, e insomma, e così via. Quindi diciamo...
ovviamente, no? La mia visione della SEO è olistica, e proprio da qui nasce il connubio con queste cose, in particolare col mondo della scrittura. Invece, l'incontro con l'architettura dell'informazione, magari dico due parole su questo, no? Perché vedo che molti vengono dal mondo architetta, potrebbe essere interessante. Quindi, allora, diciamo, io lavorando alla SEO subito, dopo insomma, i primi mesi in cui magari facevo ancora un po' SEO vecchio stampo per come l'avevo imparato, subito ho iniziato a capire che c'era questo rapporto strettissimo tra la SEO e l'architettura dell'informazione, nel senso che diciamo, un sito in ottica SEO non è una brochure, ma è un sito con tante porte d'ingresso, no? E, diciamo, un sito composto da tante pagine, tante quante ne servono. Quindi, diciamo, immaginiamo un sito a cui si accede, anche pensando solo a Google, a cui si accede da tantissime porte. Ogni porta appunto, è costituita da una pagina, ogni pagina corrisponde ad un tema che è cercato su Google, no? Possiamo dire un tema, possiamo dire un argomento, un gruppo di parole chiave omogeneo. Quindi è chiaro che facendo SEO, proprio il primo passo è fare proprio un'architettura dell'informazione in ottica SEO. Quindi, magari poi approfondiamo dopo, ora lo dico solo in breve. Quindi cosa si fa? Si analizza proprio il customer journey dell'utente, dopodiché analizzato il customer journey, per ciascun punto del customer journey si studiano un gruppetto di parole chiave omogenee, cioè proprio con gli strumenti noi vediamo per quel punto del customer journey cosa cercano le persone su Google, e quindi per ogni gruppetto si decide di fare una pagina, no? Può essere una pagina di categoria, una pagina di tassonomia più in generale, un articolo del blog, e quindi da lì nasce un'architettura delle informazioni proprio in modo ancorata in modo solido alla SEO. E quindi qui abbiamo detto già proprio il legame tra la SEO e l'architettura dell'informazione. E poi ovviamente una volta che abbiamo deciso quante e quali pagine fare, appunto che funzione avranno in ottica SEO anche in altra ottica, viene per forza il copywriter, no? Che a quel punto deve curare, no? Sia un testo che risponde in ogni aspetto alle ricerche che fanno gli utenti su Google, di modo che quindi da un lato la pagina venga trovata, dall'altro una volta che è trovata soddisfi il bisogno di informazioni oppure di acquisto, no? Della persona. Però non solo, la pagina poi deve anche convertire, no? Quindi anche tutti i microtesti vanno curati naturalmente, perché in ottica SEO proprio ogni pagina insomma, ha sempre due funzioni, una di essere trovata, due di portare l'utente per mano alla conversione, qualunque essa sia. Quindi questo un po' in sintesi. Però faccio una parentesi che man mano appunto io lavoravo, no? Così per conto mio. Poi per fortuna, non ricordo neanche come ho scoperto Architetta, che è appunto l'associazione italiana, no? Dell'architettura dell'informazione. E quindi per me è stata un'illuminazione, mi sono proprio appassionata. Infatti adesso io lavoro per lo più da casa, però abbiamo anche uno studio in centro a Bologna con Claudia e Vincenzo, no? Claudia è adesso la nuova presidente di Architetta da oggi, credo. Da ieri, Claudia Busi. Quindi ero contentissima, e da lì, anche approfondendo proprio il rapporto con loro, mi si è aperto sempre di più un mondo, no? Poi io appunto, magari anche seguendo Luca Rosati, Maria Cristina Lavazza, eccetera, eccetera, ho, diciamo, sempre di più ho cercato di tenere insieme tutte le cose. E poi appunto, infatti, e quindi poi da qui nasce anche il lavoro con Sara, no? Io non faccio altro, sempre ho fatto altro che cercare buoni copywriter che potessero dare forma a quello che io pensavo. E quindi, per esempio, con Rete al Femminile, un'altra associazione di cui faccio parte, ho incontrato Sara, e quindi sono molto contenta, perché da qualche tempo, 2 anni, no? Forse ormai lavoriamo insieme, insomma, abbiamo fatto tanti progetti che funzionano. Quindi questa è un po' la sintesi. Ecco, non so, lascio la parola a Sara per non occupare. Una cosa volevo chiederti in realtà, Tatiana, ci sono delle persone che non sanno cosa sono le tassonomie. Vuoi dire due parole sulle tassonomie? Sì. Allora, le tassonomie, diciamo, sono dei, diciamo, potremmo definirli come forse dispositivi concettuali per organizzare le informazioni di qualsiasi tipo, no? Quindi anche abbiamo dei libri, una biblioteca,
facciamo insomma delle tassonomie per organizzarli. Qualsiasi cosa, la biblioteca, le nostre fatture, non so, i nostri pupazzi, qualsiasi cosa. Però comunemente, se stiamo parlando di un sito web, le tassonomie si usano soprattutto per categorizzare le schede prodotto, per classificare le schede prodotto e gli articoli del blog. Quindi, per esempio, negli articoli del blog, le tassonomie più tradizionali sono i tag e le categorie. Quindi, ad esempio, nel blog di cucina io faccio la categoria primi, la categoria secondi, la categoria contorni e poi i tag trasversali. I tag sono, per esempio, ricette vegane, ricette estive, ricette con gli spinaci. Quindi sotto il tag trasversale ricette con gli spinaci ho i primi con gli spinaci, i secondi con gli spinaci, i contorni con gli spinaci. Questo è l'esempio più semplice. Per il blog di solito questo esempio è abbastanza chiaro. Invece nell'e-commerce, no? Per esempio, lì le tassonomie possono essere, mettiamo l'e-commerce di abbigliamento, quindi una tassonomia principale potrebbe essere il tipo di capo, per esempio pantalone, gonna, e poi immaginate tantissime tassonomie trasversali, non so, potrebbe essere ad esempio anche il colore, la taglia, o quelli potrebbero essere semplicemente dei filtri, no? Però potrebbe essere ad esempio una tassonomia alla stagione, la forma del corpo, no? Il tipo di utilizzo, per esempio sportivo, da sera, da cocktail, eccetera. Quindi non ci sono mai delle tassonomie giuste, ma vanno sempre pensate insomma, sulla base del nostro progetto e soprattutto dei nostri utenti. Però le tassonomie sono importantissime in ottica SEO, soprattutto nei grossi e-commerce, no? Sono un problema tipico. La prima cosa che si fa quando si mette mano in e-commerce, in ottica SEO si vede che le tassonomie sono disordinate. Quindi sono molto importanti le tassonomie. Lato UX, per aiutare l'utente a scegliere, immaginiamo, no? Se parte la navigazione dalla home. Ma lato SEO sono ancora più importanti, diciamo, perché ogni tassonomia potrebbe essere o non essere una pagina di atterraggio. Quindi lo sarà se è ben fatta, se decidiamo, se è indicizzabile. Quindi immaginate, no? Io cerco vestiti da sera neri, se il sito di Zalando è ben organizzato e ben ottimizzato, mi viene fuori direttamente la pagina di tassonomia di Zalando con i vestiti da sera neri. Quindi questo. Ecco. Grazie. Bene. Tantissimo. Sara, tocca a te. Eccomi. Ciao a tutti. Allora, io sono copy e UX writer, cioè sono ancora un po' in quella fase di ingegnera, lo voglio dire, ingegnera. Diciamolo, svegliamo questo segreto al mondo, perché prima non l'ho mai detto, quindi per la prima volta questo spoiler gigante. Appunto collaboro da 2 anni con Tatiana e con altri freelance e spesso lavoro con le aziende e anche con altri liberi professionisti. Un po' come accennava Tatiana, appunto quello che faccio è cercare appunto di aiutare le persone ad analizzare appunto il viaggio che viene compiuto e capire come migliorare la comunicazione, migliorare diciamo l'esperienza in generale che loro hanno su un sito o comunque quando entrano in contatto con un'azienda o con un professionista. Sicuramente sono d'accordo con quello che ha detto Tatiana, ovvero un modo diciamo per far quadrare tutte queste competenze è sicuramente tenersi sempre aggiornati, essere sempre molto curiosi e quindi prendere stimoli un po' dappertutto. E soprattutto anche nel mondo del lavoro circondarsi sempre di persone che hanno competenze diverse, infatti è stato appunto tramite Claudia, ad esempio, che citava appunto Tatiana e il Books, lo UX Book Club di Bologna l'anno scorso che sono andata un po' in contatto con tutto il mondo della UX e che poi da lì ho deciso proprio di, insomma, che era quella, diciamo, la strada da seguire fino poi a appunto fare questa scelta di essere anche UX writer oltre che copywriter. Tra l'altro, appunto di recente, il mese scorso, Google ha confermato che a breve ci sarà appunto l'aggiornamento che terrà conto anche della UX, quindi ancora di più
si va a stringere questo rapporto tra la SEO e la UX, perché appunto, vabbè, ora hanno dato poche anticipazioni, poi sicuramente si andrà un po' più nel dettaglio, diciamo che sicuramente la SEO pura, diciamo, più compito di Tatiana, però secondo me è interessante perché ancora di più per i clienti sarà più facile capire quanto è importante l'esperienza, perché spesso quando appunto i clienti lavorano con... cioè si tratta per lo più di aziende medio-piccole, è difficile far capire quanto è importante l'esperienza delle persone, cioè magari per quanto riguarda la SEO riescono subito a capire l'importanza perché pensano al posizionamento e quindi visualizzano subito l'obiettivo, invece per quanto riguarda appunto la user experience e quindi di conseguenza anche lo UX writing, oltre che appunto altri aspetti della UX, sicuramente è sempre un po' più difficile, insomma, far capire l'importanza di questo aspetto, di lavorare sin dall'inizio in un certo modo per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'esperienza, e che questo comunque ha un impatto poi sul raggiungimento dei loro obiettivi di business. Quindi sicuramente sì, questi sono i modi per far quadrare le tre competenze. Anch'io, come diceva Tatiana, sto seguendo appunto Luca Rosati, infatti ho il suo libro proprio sul comodino, perché è proprio il nuovo libro. Sì, esatto. Quindi sicuramente la strada è quella, la SEO e lo UX writing andranno sempre più di pari passo, anche perché, come dicevamo appunto, cioè se pensiamo già allo SNIP, ad esempio nella pagina di ricerca, cioè fatto da titoli, i titoli nello stesso tempo ci collegano la SEO, ma anche l'architettura delle informazioni, perché fanno parte della struttura. Ma allo stesso tempo anche lo UX writing, perché sappiamo quanto è importante il titolo che poi ci conduce, che ci introduce proprio all'esperienza che avrà quella persona. Per non parlare poi del testo in sé, dello snippet, che comunque è un testo molto breve e costituito da pochissimi caratteri, che sono appunto l'occasione per fare in modo da far notare un contenuto piuttosto che un altro. E un contenuto che appunto, tornando diciamo all'obiettivo principale, deve rispondere a quella ricerca di informazioni delle persone. Assolutamente sì. Io vuoi continuare? Vuoi dire qualcos'altro, Sara, su questo? No, più o meno era... Okay. Sì, questo. Sì. Allora io ho la seconda domandona, che è invece molto più legata al fatto che noi di solito quando lavoriamo, ma questo è proprio probabilmente il mercato del lavoro, è creato molto a comparti stagni. Quindi io sono una persona, per esempio, che si occupa di UX writing, io sono una persona che si occupa, per esempio, di SEO, di architettura delle informazioni. È chiaramente che... dell'informazione, scusatemi. Ha senso creare dei comparti stagni tra le discipline? Quali possono essere i confini tra le discipline della scrittura per la user experience, ma in generale anche la SEO, se vogliamo, una disciplina per la user experience, perché comunque è per l'esperienza che le persone fanno quando sono su un prodotto digitale, su un servizio digitale. Quindi dove finisce l'una, dove comincia l'altra, come si intrecciano? Ovviamente qui la risposta è libera, nel senso date flusso proprio ai vostri pensieri. Vado sempre io? Adesso tocca a te, poi torniamo a Tatiana. Vado. Allora, in realtà appunto leggendo qua e là, insomma, cercando di riflettere su questa domanda, che appunto è un domandone, come diceva qualcuno in chat, caspita, diceva Marzia, cioè, papà, sì, se ne può parlare abbastanza. Mi era piaciuto molto questa appunto riflessione di Stefano Bussolon, che vabbè, se ci sono persone di architetta sicuramente lo conosceranno, appunto uno UX designer freelance, che dice appunto che il fine dell'architettura dell'informazione è di ridurre i costi temporali e cognitivi della fruizione dei dati e di massimizzarne il valore. Ok, io
l'ho letta, ragazzi, perché altrimenti non sarebbe mai uscita bene. Invece, secondo me, ogni parola è proprio messa nel posto giusto e quindi andava detta proprio così come l'aveva scritta lui. E questo lo dicevo appunto in una vecchia newsletter in cui parlava tra l'altro di un approccio che riguardava l'architettura dell'informazione cognitiva, un approccio che lui proponeva, ma non mi addentro perché... comunque, tornando appunto a questa definizione, insisteva anche sul fatto appunto che l'informazione è legata alla conoscenza e che conoscere implica riconoscere gli aspetti di un contesto, fare delle scelte e prendere delle decisioni, il che è importantissimo anche all'interno dello UX writing. E qui arrivo al collegamento, senza stare a insomma inondarvi di concetti, perché appunto uno degli obiettivi dello UX writing è quello di ridurre lo sforzo cognitivo. Come dici spesso anche tu, chi ci segue appunto nel gruppo di Microcopia UX Writing Italia lo sa, cioè soprattutto ridurre ad esempio l'ansia o comunque tutte quelle... Io parlo solo di ansia perché ce l'ho tantissima, quindi... Esatto. Quindi ridurre tutte quelle emozioni negative, come possono essere anche la rabbia e la tristezza, e quindi in questo caso è appunto ridurre il carico cognitivo, cioè quello di cui parlava appunto Bussolone nel concetto riferito all'architettura delle informazioni. E l'altro obiettivo appunto, riducendo il carico cognitivo, è quello di far avere a queste persone la migliore esperienza possibile. Un altro collegamento che ho trovato molto interessante invece è stato appunto nel libro di Torre Hippo de Marjowski, cioè ora non so come ho pronunciato il suo nome, ma penso che avete capito di chi sto parlando, che appunto si intitola sempre UX Writing. Mm-hmm. Mi è sembrato molto interessante che lei parlava appunto dei modelli di testo per la UX. Mm-hmm. Ovvero della possibilità di usare degli strumenti per scrivere testi in modo rapido. E tra questi strumenti, ad esempio, torna il titolo, tornano le etichette, cioè tornano comunque degli elementi che fanno parte anche dell'architettura dell'informazione. Quindi in realtà punti di contatto, insomma, ce ne sono tantissimi. Poi il contatto tra la UX e la SEO l'avevamo visto già prima, secondo me è tutto un mondo proprio da esplorare, da vedere insomma fino in fondo senza mai fermarsi, perché si scopre sempre qualche punto di contatto nuovo tra tutti e tre questi ambiti. Tatiana, tocca a te. Ok, come mi ricollego magari, Valentina, dimmi un attimo. Guarda, in realtà parlavamo dei confini, parlavamo proprio di come una disciplina entra nell'altra, quali sono i punti di confine, quali sono invece i punti di separazione e sì, come le discipline certo possono lavorare insieme, così magari poi ci raccontate anche il lavoro che avete fatto insieme nel workflow come è stato. Sì, diciamo, secondo me, appunto, un po' come ho detto prima, perché magari non so se io dico un po', insomma, in generale, poi magari tu mi dici se vuoi che approfondisca qualche altro aspetto. Comunque, in generale, appunto, io vedo più i punti di contatto, no? Diciamo, certo, di separazione. Di fatto non vedo grossi punti di separazione, perché il contatto sta nel fatto... diciamo, allora, una pagina SEO, cioè già in più una cosa, serve anche per essere trovata. Okay. Ammettiamo invece di stare, lavoriamo su una pagina che è chiusa e viene, può essere scoperta solo da Facebook, no? Oppure da un link che si invia su WhatsApp. Facciamo questo esempio. Okay. Allora, in quel caso, cioè, la differenza principale è che la pagina non serve anche per essere trovata. Invece la pagina SEO quindi serve anche per essere trovata, però tolto questo, poi la pagina SEO ha comunque la doppia funzione, cioè di guidare l'utente verso la conversione desiderata in senso ampio, no? Quindi da un lato fargli compiere l'azione, quella che sia, da un lato appunto non so, cioè, c'è anche tutte le altre funzioni che comunque non decadono, quindi non so, portare il tono di voce del brand, può essere persuadere, informare, raccontare, quindi tutto il resto, tutte le altre funzioni del testo rimangono in piedi.
l'unica cosa in più che serve anche a farsi trovare. Quindi questa forse è la differenza principale, però di fatto non mi è mai capitato, nel senso, cioè neanche mi è mai capitato, diciamo proprio che è un mito da sfatare, non è che le esigenze SEO vanno a rovinare il testo, no? Assolutamente. Affinché la pagina, no, venga trovata, di solito quello che serve, in linea di massima, è che il testo sia esaustivo, il testo nel complesso che sia esaustivo. Quindi, ecco, l'unica forzatura può essere, se ad esempio voglio fare, non so, mi devo posizionare con un contenuto informativo molto importante su, non so, cioè molto importante nel senso su una chiave molto difficile, per esempio, facciamo finta, cos'è l'UX Writing, per esempio, no? Con questa. Allora, magari senza esigenze SEO io potrei scrivere, non so, una poesia ermetica di 4 righe, eventualmente. Allora, in quel caso non va bene, no? Diciamo, perché comunque la SEO ha bisogno quasi sempre di esaustività. L'articolo dovrebbe essere, in teoria, io dico sempre così per semplificare, il più esaustivo sul web intorno a quel tema. Quindi questo. Però, al di là di questo, nel senso, tutte le altre esigenze di copywriting restano in piedi, no? E poi magari, può essere che magari, dato che a volte il testo deve essere esaustivo, quindi lungo, perché non sempre, però l'esaustività e la lunghezza a volte si coniugano, quindi serve ancora più attenzione magari ai microtesti, per esempio, non so, ai titoletti interni, alle call to action, a vari elementi che spezzano il testo. Uh-huh. Ecco, quindi direi questo, sì. E allora, già che ci sei, ci dovete raccontare com'è stato lavorare insieme. Voi avete fatto un progetto molto bello, non vorrei dire una sciocchezza, ma su un sito di produttori di piscine. Sì, quello è un progetto molto... Io quello ho visto e sono rimasta molto colpita proprio dalla bellezza di come si intrecciano le cose, perché le parole, anche quando sono tecniche, sono belle. Quindi magari se ci raccontate anche in generale come lavorate, come fate, come unite le competenze. Sì, sì, sì. Benissimo. Allora, sì, appunto, in generale noi seguiamo diversi progetti, anche tante industrie del manifatturiero. Uh-huh. E una cosa che mi piace poi proprio grazie, insomma, al lavoro di Sara e degli altri copywriter, si riesce a sciogliere, cioè a rendere semplice, diciamo, alla portata dell'utente, alla portata di tutti, quello che le aziende fanno finalmente, no? Sia che vendano, non so, con i miei clienti fanno per esempio divisori di flusso oleodinamici, quindi finalmente tutti possiamo capire cosa sono, a cosa servono, quindi non ci spaventiamo, no? Davanti a nessun settore. Nel caso delle piscine, ovviamente la piscina non è tra le più astruse, ma in realtà, andando nel dettaglio, no? C'è tantissimo da dire, no? C'è in realtà anche una grande competenza tecnica dietro alla piscina. Quindi, vediamo, sintetizzo un pochino. Allora, le piscine, lato SEO, hanno tantissimo potenziale. È proprio un settore pieno di potenziale. Infatti c'è anche un famoso libro di qualche anno fa, Content Marketing, in cui si porta l'esempio di un'azienda americana di piscine, diciamo che da essere un piccolo produttore è diventato un leader nazionale negli Stati Uniti proprio grazie al content marketing basato tutto sulla divulgazione dei contenuti delle piscine, che poi proprietario di piscine c'è anche la particolarità che è un cliente di lunga vita, no? Se io ho una piscina avrò sempre bisogno di accessori, di servizi, quindi insomma è un po' un settore fantastico, no? Per l'online marketing. Ecco, comunque, allora, a caso delle piscine, cosa succede? Arriva questo cliente da Federica Ciccariello, una social media manager anche con cui lavoriamo, che quindi aveva un piccolo sito con poche pagine in cui si diceva solo che facevano piscina. Però c'erano grandi potenzialità e soprattutto anche il proprietario, insomma, i soci erano molto molto competenti, veri esperti di piscine, quindi c'era tutto questo sapere tecnico che non era riportato sul sito. Quindi io sono partita sempre dallo studio keyword e ho visto che era cercato qualsiasi cosa, tutti i vari tipi di
di piscine classificate in vario modo, magari in modo diverso rispetto Perdonami, Tatiana, ma chi è che cerca le piscine? C'è un utente finale che, oppure una persona che... Diciamo sono due tipi di clienti, chi vuole la piscina per la propria casa, Ah, chi ok. vuole la piscina per la propria attività economica, può essere Ok. l'hotel, eccetera, eccetera. E in più, loro occupandosi anche di manutenzione accessoria, anche tutti i proprietari di piscine Ah, ok. già ne hanno, esatto. Sì. Quindi che succede? Praticamente, facciamo l'esempio, così iniziamo magari a vedere, a entrare nel vivo. Ad esempio, le piscine da terrazzo, per loro sono, per il produttore sono, non esiste la piscina da terrazzo, no? Perché potrebbe essere un interrato, una fuoriterra, poi Sara forse ha imparato ancora meglio le cose di... invece per l'utente, se io voglio mettere una piscina nel terrazzo, io cerco piscina da terrazzo, no? Perché non so come si chiama, io voglio una piscina per il mio terrazzo. Ecco, non... poi mi dirai tu quali sono, che tipo di piscine tecnicamente posso mettere nel terrazzo. Quindi questo è un esempio. Quindi vedendo proprio, io ho fatto il classico studio delle parole chiave, quali parole chiave erano cercate legate al mondo delle piscine. Sulla base di quello abbiamo fatto l'alberatura. Quindi piscine da terrazzo, piscine fuori terra, come spesso capita, un'alberatura eterogenea, perché alcune pagine si riferiscono a un tipo di piscina tecnicamente, altre pagine si riferiscono a un utilizzo della piscina. Quindi i miei alberi sono sempre eterogenei perché incrociano le ricerche in vario modo. Fatto quest'albero, ci siamo anche limitati perché in realtà si potevano fare centinaia di pagine, però abbiamo detto, siccome avevamo questo obiettivo, che era prima del Covid, di andare online a marzo, forse abbiamo iniziato a gennaio addirittura, magari io un po' prima in autunno, ma addirittura Sara e l'altra collega Copi, Sibilla Garulli, che salutiamo, hanno iniziato a lavorare a gennaio, quindi abbiamo tagliato e fatto solo una serie di pagine. Quindi deciso l'albero, c'era da scrivere tutto, diciamo, da portare proprio... da estrapolare, quindi non era un lavoro di copy, ma anche proprio un lavoro di ricerca, no? Quindi c'era da estrapolare questo sapere tecnico, dovuto a 20 anni di esperienza dei proprietari, insomma, dei dirigenti dell'azienda, e portarlo nelle varie pagine, ricomporlo poi, no? Perché soprattutto nelle pagine dedicate all'utilizzo, no? Quindi la piscina da terrazzo, lì bisogna dire tutti i tipi di piscina tecnicamente che vanno sul terrazzo. Parlare quindi poi dei casi, no? Tutti questi casi di piscine di anni che loro non avevano mai raccontato, c'era insomma tutto un lavoro da fare, e lascio la parola a Sara per dire magari nel dettaglio, no? Dopo l'alberatura cosa è successo. Sì. Sara, io voglio sapere tutto di queste piscine adesso, perché voglio sapere quando la gente cerca le piscine, di cosa ha bisogno? Tu che sei diventata l'esperta in quanto ingegnera di piscine. Sì, la gente vuole capire intanto dove metterla, se è alla sua portata, quindi insomma quanto gli costa sta Ah sì, piscina, abbiamo costretto a perché... mettere i prezzi, per esempio. Esatto. Sì, cioè proprio vuole sapere tutto, quindi cioè, abbiamo fatto una specie di vivisezione di ogni tipo di piscina, infatti io che non ne sapevo nulla sono diventata proprio una grande esperta, cioè tipo da 0 a 100 in poco tempo, quindi sì. Sì, sono state 16 pagine prodotto alla fine, quindi insomma Wow. siamo andate proprio nel dettaglio con Sibilla. Sì, però per arrivarci, giustamente come diceva Tatiana, una volta che abbiamo avuto da lei l'alberatura, la prima cosa che abbiamo fatto è stata appunto vedere in videochiamata il cliente, perché appunto sono della provincia di Latina, e abbiamo fatto una chiacchierata con loro per capire meglio appunto il modo di lavorare, ma anche i punti di forza della loro azienda rispetto ai competitor, che comunque sono parecchi qui in Italia. Considera che loro non si rivolgono soltanto al mercato appunto di Roma e dintorni, ma anche a quello del nord, fanno piscine anche in Toscana, in Emilia e così via. Quindi comunque ne hanno di competitor. E dopo questa chiacchierata abbiamo iniziato a compilare una sorta di matrice, chiamiamola così, in Excel che avevamo appunto preparato, chiedendo dove appunto non eravamo riusciti con la videochiamata, perché altrimenti stavamo insomma delle ore consigliando la mole di informazioni al cliente di riempire appunto le caselle mancanti. E in questa parte qui ci siamo concentrati molto, non soltanto appunto
sull'azienda, ma proprio sul cosiddetto target. Quindi abbiamo chiesto proprio nello specifico quali erano appunto i bisogni, quando quella piscina era più adatta ad un target che era il cliente finale, quando invece era più adatta a una struttura ricettiva. Abbiamo chiesto loro anche di raccogliere recensioni e interviste, insomma, ai clienti, cosa che, come diceva Tatiana, loro non avevano mai fatto, nonostante avessero 40 anni di attività alle spalle. Questo appunto c'è un po' una carenza di tutte le piccole aziende, cioè quella di non badare al post vendita, però loro poi in poco tempo in effetti sono riuscite a raccogliere un bel po' di materiale, quindi in una sales page praticamente, quindi una pagina di vendita, vediamo proprio per cosa ti serve questa piscina, dove installarla addirittura, perché ci sono dei posti più adatti di altri. Perché scegliere proprio questa azienda Technopool? Che tipo di piscina è e quali particolarità ha rispetto alle altre piscine, ma anche l'esperienza di persone che appunto hanno già comprato quella piscina, oltre a dare indicazioni appunto sui costi e anche sui tempi, perché a volte appunto è necessaria la pratica edilizia e questo allunga i tempi. Quindi una volta che la persona ha letto questa pagina, dico che diventa un po' anche lui o lei l'esperto, diciamo, della piscina, perché veramente ci sono tutte le informazioni che servono appunto per farsi un'idea. Quindi da lì, insomma, siamo riusciti a impostare una prima struttura e, come appunto facciamo sempre nel nostro lavoro, l'abbiamo condivisa con il cliente, abbiamo scelto appunto il loro prodotto di punta. Loro hanno fatto la loro prima revisione, insomma, anche per vedere se a livello appunto di concetti e così via c'eravamo, anche col tono di voce ovviamente, che deve essere sempre in linea con l'azienda, e poi da lì abbiamo proseguito abbastanza tranquilli, nel senso, cioè, questo è il nostro metodo, il primo testo ci dà un po' la direzione per poi realizzare tutti gli altri, partendo sempre, come dice appunto la mia collega Sibilla, a cui torna l'architettura delle informazioni, partendo dalle radici per arrivare alle foglie, quindi partendo dal prodotto di punta per poi realizzare per ultime le pagine che riguardano il chi siamo e la home, che in un certo senso vanno a raccogliere tutti i concetti che invece si sono visti man mano riguardo al prodotto, al modo di lavorare e così via. Avete fatto un content audit prima, quindi? Sì, perché c'era il vecchio sito, l'ha fatto Tatiana. Sì, però sì. C'era poco e niente, questo content audit già era facile perché non c'era niente quasi, sì. Ma di solito, proprio come metodologia di lavoro, quando fate dei content audit, magari possiamo anche spiegare cos'è un content audit, lo lascio spiegare a voi. Quando fate un content audit insieme, lo fate unico o fate un content audit e poi i contenuti di UX writing li mettete direttamente su Figma o direttamente sulla release? Rispondo io intanto, poi magari sì, vai tranquilla. A volte altri metodi, no, di solito allora il content audit io lo faccio insomma in autonomia, ma perché qual è il punto? Quasi sempre i siti che vado a toccare vanno rivisti profondamente, nel senso, perché non ci sono proprio pagine sufficienti per sostenere la SEO, quindi io ripropongo diciamo una nuova alberatura, certo, comunque salvando le cose interessanti che ci sono, no? Sì. Quindi poi magari nel documento io segnalo di salvare qualcosa. Ricordo per esempio nel sito delle piscine una cosa carina era che nella pagina contatti avevano messo chiedi a Valerio, no? Che è l'ingegnere. Quindi ho detto ok, questo salviamolo sicuramente, no? Neanche io ci avrei pensato da sola. E quindi un dettaglio che poi abbiamo salvato. Dopodiché poi quando iniziano a lavorare le copy, anche loro lavorano in autonomia, magari sarà, poi lo dirai tu, non so, se si fanno un'altra content audit, nel senso, io quale pagine sono da salvare l'ho già detto, no? Magari loro fanno un content audit nel senso di analizzare il tono di voce, per recuperare quelle cose, però appunto lascio la parola a Sara. Ah, dico al volo cos'è il content audit? Sì, magari. Sì, allora, quindi diciamo il content audit cos'è? Di questo lo faccio nel corso di Penna Montana, faccio una lezione solo su questo. Quindi mi ricordo, per prepararlo ho studiato anche tutto lo scibile per vedere se ci sono altri metodi nel mondo, eccetera. Comunque la sintesi di questo è come lo intendo io, un po' in ottica SEO, però un po' anche, no, in ottica di copyright.
semplifichiamo, potrebbe essere allora, semplicemente inventariare e analizzare tutti i contenuti di un sito. Okay. Posso rifarlo come voglio, metodo semplice, così lo iniziamo a rendere concreto. Mi prendo un file Excel e ci metto tutti gli URL del sito. Primo, tecnicamente devo essere in grado di mettere tutti gli URL, essere sicura. Comunque, una volta che lo faccio, su ogni pagina dico, faccio prima lo stato dell'esistente. Cos'è questa pagina? A cosa serve nell'esistente? Poi posso fare tantissime colonne per tutti gli aspetti che voglio analizzare. Com'è il tono di voce? Com'è, posso dire, lato SEO? Com'è lato impaginazione? Se il mio taglio è più di copywriting, magari avrò 6 colonne per tutti gli aspetti del testo. Se è generale, avrò una sola colonna per il copywriting. Quindi, prima inventario tutti i contenuti, poi li descrivo secondo delle caratteristiche che ho deciso a priori, li analizzo, dopodiché ci metto i cambiamenti da fare. In generale, le cose che si possono fare in una pagina sono solo 3. Sono tenerla così com'è, modificarla o eliminarla. E poi eventualmente posso anche dettagliare le azioni da fare. Quindi. E io volevo aggiungere qualcosa a qualcuno che lo chiedeva. Il content audit è un'attività che per chi si occupa di contenuto è fondamentale, ma qualunque sia l'aspetto del contenuto, perché sempre, come diceva Tatiana, serve a capire l'esis, cioè lo stato delle cose, quello che abbiamo e quello che ci manca. Di solito io ho visto anche sui siti americani, inventano di tutto, super sistemi. Nella mia esperienza il file Excel basta sempre, l'importante è fare tutte le colonne che ci servono e scrivere tutto quello che abbiamo e soprattutto lasciare gli spazi in quello che ci servirà. Quindi questo è proprio, qualcuno lo chiama l'inventario dei contenuti, in realtà tra inventario di contenuti e content audit ci sono delle leggere differenze, ma non è importante. È come se l'inventario fosse il primo step, no? È un po' il primo. Allora, guardate che qui abbiamo un sacco di domande, quindi cominciamo e io ve le faccio. Una cosa prima di fare le domande, fate screenshot, taggate, mettete su Instagram, fatelo girare, condividiamo la conoscenza, più siamo, più la mia società, che sono sempre io, deciderà di comprare anche Zoom versione 300 persone, così lo facciamo più grande. Convincetemi che ne vale la pena. Valentina, magari parla che avevo rubato la parola a Sara, se Sara voleva dire al volo qualcosa sulla sua audit. Vuoi dire qualcosa? No, in realtà il metodo è sempre lo stesso, perché a volte appunto sembra banale, come forse dicevi anche tu Valentina, cioè nel senso uno si va a inventare chissà quali strumenti, quando invece appunto in Excel organizzato bene, cioè funziona, quindi anche perché poi l'Excel è lo strumento anche migliore da usare col cliente spesso, certo. Quindi insomma si cerca di rimanere su degli strumenti che sai che vanno bene un po' per tutti alla fine. Che almeno possono aprire, perché di solito poi c'è anche come si apre il file. Sì, non vedo i commenti. Commenti. Sì, sì, sì. Quindi è. Allora, vi siete meritati la prima domanda. Allora, che rapporto c'è tra trovabilità SEO e profondità della pagina nell'alberatura? Chiede Giacomo. Ok, allora, diciamo, in realtà non c'è un rapporto così stretto come si pensa. Nel senso, allora, lato SEO, la forza di una pagina è data da due cose. Uno, dalla vicinanza alla home, però non a livello di gerarchia, ma piuttosto se è linkata, se riceve un link diretto dalla home. Quindi sì, se riceve un link diretto dalla home in qualche modo ha più forza SEO. Punto due, ogni pagina ha più forza SEO quanto più riceve link diretti da altri siti. Quindi io potrei avere una pagina, non so, un articolo del 2014 non linkato direttamente dalla home, ma che ha un link dal New York Times e uno dal Guardian. Quindi ha comunque forza SEO. Quindi questo è in sostanza il rapporto con l'alberatura. Un po', però non tanto con la profondità, quindi più con la vicinanza con la home, che può coincidere o meno con la profondità. E poi anche c'è l'altro aspetto dei link in entrata da altri siti che in realtà non hanno a che vedere con la profondità, lo bypassano questo aspetto. C'è un'altra domanda ancora per te. Allora, chiede Laura, le tassonomie sono un tema molto bello e dice, uno degli e-commerce con la tassonomia più interessante che ho visto è birredamanicomio.com sì. E di Massimo Fattoretto. Voleva sapere se lo conosci e cosa ne pensi.
Sì, avevo cercato di vederlo un attimo mentre avevo letto, però poi non ho fatto in tempo. Allora, guarda, in caso lo condivido, però Sì. sicuramente voglio dire, non sarà così abbraccio proprio, contiamo sulla tua professionalità. Vai, ok, eccolo qua. Allora, aspetta un attimo che a me non si apre. Ah, ok, perfetto, vediamo così. Sì, allora, quindi vediamo. Allora, abbiamo birre artigianali, ok, ambrate, bionde, leggere. Sì, aprimene una soltanto per vedere. Guardate l'occhio clinico di Tatiana. Esatto. E sì, allora, visto così, no, potrebbe andare. Diciamo, saliamo un attimo. Quindi, sì, allora. Allora, lato SEO, diciamo, visto così, è una buona pagina perché cos'è la cosa carina? C'è il birre ambrato, ok, e poi dopo c'è anche la descrizione di categoria. Quindi questa è una pagina di categoria da manuale. C'è tutti gli elementi SEO, il nome di pagina, la descrizione specifica della categoria e c'è anche il titolo SEO in alto, no? Che sembra più o meno ottimizzato. Vabbè, il titolo SEO è quella piccola cosa che si vede dove c'è la linguetta del browser, sopra sopra. Sì, Più ok. sopra, sì, quello. Esatto, e vedete un bel titolo ottimizzato, sì. E, però poi sembra anche che si possa filtrare per gusto, tipologia, nazione, Sì, formato, sì. no? Quindi da vedere poi come funziona. Vai su una pagina. Per esempio, una pagina prodotto. Sì, no, siamo sempre così diciamo, Ok, la ho categoria. fatto, l'ho Sembriamo filtrata. una nazione, per esempio. Perdonami? Una nazione, filtra per nazione. Americane. Ok. Ah sì, anche questa è una pagina vera e propria, indicizzata probabilmente. Sì, di per sé diciamo sembra molto buona perché hanno sfruttato tante cose, la tipologia, il gusto, la nazione. Vediamo se anche qua c'è la descrizione, sali un attimo. Credo di sì, guarda, Sì, c'è tutto. perfetto. Sì. Diciamo, di per sé sembra buono, non male, proprio ottimizzato, ben pensato. Poi dovremmo vedere nel dettaglio, no? Proprio lato SEO per dire, dovremmo prima fare lo studio keyword per vedere se effettivamente queste cose corrispondono a dei gruppi di parole chiave. Però intuitivamente credo proprio di sì. Io Poi dovremmo vedere anche se, insomma, ok. c'è qualche problema, se per esempio ci sono duplicati, no? Se alcune tassonomie generano due pagine troppo simili. Insomma, ci sono tanti aspetti, però di per sé sembra molto ben fatto, sì, in generale. C'è un'altra domanda. Allora, è una buona pratica ottimizzare una call to action in ottica SEO? Ad esempio, una call to action tipo iscriviti a un corso, per una ricerca di tipo corso a Roma. No, diciamo, non, le call to action, lato SEO in senso stretto non c'entrano niente. Diciamo, c'entrano solo lato. Oppure se io scrivo corso quella volta, non lo scrivo, non è importante. Cioè, ottimizzare quindi una pagina che significa creare una pagina e costruirla proprio intorno a un gruppo omogeneo di parole chiave. E quello è. E quindi la singola call to action non ha nessuna importanza. Nel senso, in modo indiretto, perché io voglio che la pagina prima venga trovata, ricordiamoci, sempre due funzioni. Certo. Uno, la pagina deve essere trovata. Due, deve convertire. Però capiamo che quella SEO in senso stretto è essere trovata, no? L'altra è convertire. Proprio il testo della call to action non ha nessuna importanza, lato SEO. Se non in modo indiretto, nel senso facciamo sempre una bella call to action, eccetera, eccetera. Sì. Ok, ho una domanda per Sara allora. Stavi facendo finta di non esserci. Allora, senti, come misurate la conversione di ogni microcopy o microcopy? Analytics, test qualitativi, quantitativi? Aggiungete anche su questo delle misure relative al ROI? Sicuramente gli analytics, quindi si possono impostare gli obiettivi e vedere insomma quante conversioni ha generato quel pulsante, però questo ad esempio nel caso in cui si vendono prodotti, cioè sicuramente il modo migliore è quello lì aspetta, cos'era l'altra domanda che hai fatto? Allora, la domanda era come misurate la conversione di ogni microcopy? Magari Cioè, sì. se con gli analytics, con i test qualitativi e soprattutto se aggiungete anche questo come al calcolo del ROI poi. Cioè, come facciamo a vedere se questo valore che abbiamo aggiunto tramite UX Writing è effettivamente un valore per il cliente?
Beh, assolutamente sì. Non so se volevi dire qualcosa tu. Sì, Tatiana. Magari potremmo dire in generale, no? Quello che dipende pure se... allora, se il progetto è one shot, ma si, l'unica cosa che si può fare è magari il test. A volte mi capita alcuni progetti di fare dei test di usabilità proprio qualitativi, no? Quindi in quel caso, per esempio, a volte li fa... proprio, spesso collaboro su questo con Claudia Busetto, che abbiamo nominato prima, si organizza lei delle sezioni di test, ok? Quindi se è un one shot si prova, insomma, e poi si consegna nel miglior modo possibile. Se invece il progetto è continuativo, lì è molto meglio perché, diciamo, si continua, cioè si misura tutto, insomma, con Google Analytics, però purtroppo, diciamo, non sempre si riesce a isolare proprio il contributo, cioè onestamente per lato mio non riesco a isolare il contributo del singolo microcopy, eventualmente anche perché i tempi sono un po' lunghetti, no? Il microcopy, per esempio con Google Ads, quello si vede subito, ma lato SEO no, perché adesso che ne facciamo una modifica, tra 3 mesi avrà effetto, non riusciamo. Quindi anche nei progetti lunga durata, a volte si... soprattutto se magari i dati, per esempio, facciamo l'esempio, i dati dicono... questa pagina viene tanto trovata, quindi il primo obiettivo è raggiunto, però non converte, si cerca di capire qual è il problema, magari si fanno periodici. Ok, sì, beh, sulla lunga durata, sì. Sì, quello sicuramente era il presupposto iniziale, che ci fosse una certa durata che permette appunto di vedere queste analisi. Esatto, sì. In realtà c'era anche un commento di Enrico Maioli, che diceva questo, in realtà è molto più generico nel modo in cui purtroppo spesso i clienti lavorano e noi ci troviamo a lavorare, e dice: quando parli al committente di organizzare l'albero dei prodotti come l'avete descritto, diventano matti, perché sì, ha ragione, mai al criterio logico, che è effettivamente vero, perché la cosa vera è che è molto difficile uscire dalla mentalità che io ho all'interno dell'azienda. Sì. Come glielo fate capire? Sì, diciamo, con la SEO non è tanto difficile, perché tanto che io gli porto le tabelle con i dati delle ricerche, loro si convincono subito, diciamo. Però di per sé sì, certo, no? Ci sono resistenze, è chiaro, però magari con i numeri, insomma, dello studio SEO alla base è più facile. Per esempio, ricordo quello delle piscine, era uno studio tanto approfondito. È stato facile. Effettivamente a volte, magari per le esigenze del progetto, se non ho tanto il modo di fare uno studio super approfondito prima, no? Devo fare uno studio un po' più grezzo e poi, insomma, convincerli un po' a fidarsi e poi lo andiamo a raffinare dopo, è più difficile. Quindi io consiglio in generale, in caso di questi problemi, fare quanto più possibile lo studio prima, per arrivare già con i dati e risponde in anticipo a tutte le obiezioni, ecco. E andare proprio sulla... Vi faccio un'ultima domanda io e poi ci salutiamo e andiamo tutti quanti o a cena o dove vogliamo. L'ultima domanda è questa. Quando voi lavorate, immagino di sì, ma vi è mai capitato di, immagino molte volte, di non essere nel team di progetto quando viene sviluppato il design, ma di dover di essere chiamate soltanto dopo, quando ormai la struttura è già decisa e quindi poi dovete mettere, come si dice, le pezze? Magari allora rispondo al volo io, che forse è più semplice. Nel mio caso no, cioè sì, se mi chiamano io glielo faccio rifare comunque, quindi tranquilli, no, se c'è Tatiana è preventivo, solo all'inizio proprio, magari il primo anno, no? Poi dopo ho capito che comunque io così non riuscivo a lavorare, no? Ecco, quindi no, diciamo. Ecco, forse lato SAR invece sì, perché no? Dipende, sì, dipende, perché a volte appunto mi trovo nel ruolo di chi scrive, quindi sono io che proprio parto dalla progettazione della struttura e così via, invece a volte sono nel ruolo di chi fa la revisione, come un progetto recente di scrittura creativa di cui mi sono occupata, però anche in quel caso io ho insistito molto, perché se la struttura non va bene, diciamo che il testo fa un po' acqua da tutte le parti, quindi... Sì, solitamente bisogna metterci le mani, è un po' difficile poterla lasciare così com'è, proprio un po' raro questa cosa. Allora, ultima domanda che arriva.
Allora, dice Enrico, coi dati SEO si fidano di più, quindi fa il card sorting, architettura informativa non lo accettano, aiuto. Enrico, spiega meglio, non ti seguo. Nicola invece dice, su siti multilingua con la lingua principale è una o più lingue secondarie, può avere senso lavorare in ottica SEO rispetto a tutte le lingue utilizzate nelle varie versioni? Esatto, sì, a tutte. Però Enrico, già stavo infatti rispondendo che avevo capito. Tu l'hai capito, okay. Il sorting non basato sui dati SEO è più difficile, infatti sì, proprio per quello Enrico. Avevamo fatto una volta il workshop con Luca Rosati, che qualcuno ha citato prima. Avevamo avuto questa idea con Luca di mischiare, no, il card sorting appunto con i dati SEO, che poi in realtà è quello che faccio io normalmente. Io faccio un card sorting, però partendo le proposte iniziali per il card sorting vengono dei dati SEO. E quindi con Luca avevamo fatto questa cosa, eravamo contentissimi. E poi invece quello di Nicola, sì. Allora, il multilingua hanno un po' di regole in ottica SEO, proprio l'ideale, sì, si lavora su ogni lingua, addirittura sui siti più grandi, no? Facciamo Zalando, ogni lingua e ogni paese, ovviamente, no? Quindi magari Zalando, qualsiasi grande sito di moda, cosa devo fare? Devo fare SEO in inglese per il mercato britannico, SEO in inglese per il mercato americano e così via. A seconda del però quantomeno, anche se è appunto un progetto piccolo, per forza si fa SEO su ogni versione linguistica, perché ogni, ovviamente è tutto diverso, no? Le ricerche sono diverse nelle varie lingue, a volte può essere che l'alberatura viene uguale, a volte viene molto diversa, sì. Io volevo dire una cosa, che il card sorting è una tecnica, diciamo, con cui fare ricerca, anche testing, che utilizza i post-it, quindi nei post-it, l'avete visto, le file di post-it, nei post-it noi inseriamo per esempio delle, chiamiamole label, delle etichette o dei contenuti, quindi è una cosa molto, molto utile e anche molto figa. Volete dire qualcos'altro prima di chiudere? Grazie mille, sono molto felice, soprattutto anche di leggere le cose relative all'architetta, che mi fa sempre un sacco piacere. Io ringrazio voi perché siete state veramente fantastiche. Grazie. E, vi dico tre cose. Allora, tra domani e dopodomani, appena ho un attimo di tempo, questo video lo mettiamo su YouTube nel canale di Caipirosca Lab, quindi trovate le vostre beniamine, le trovate lì, e ve lo potete vedere, rivedere e polliciare, mi raccomando. Se volete, condividete tutto quello che volete, screenshot, come vi pare, su Instagram, mi taggate Parla Che Ti Passa, non è difficile. E le ultime due cose: chi è iscritto alla newsletter a Natale riceve un regalo, perché vi mandiamo un regalo, cioè come Officina Microtesti e Microcopia UX Writing Italia riceverete un regalo, che non è un regalo manuale, ma vedrete che è un bel regalone. E l'ultima cosa, ci rivediamo a gennaio. A gennaio, il 19 gennaio, se non sbaglio, abbiamo Mafe de Baggis, quindi parliamo di futuro, di linguistica e di UX. Wow! Però il biglietto lo metto dopo all'inizio dell'anno nuovo, perché abbiamo bisogno di chiudere questo 2020 e di tuffarci verso un futuro diverso, speriamo. Io vi ringrazio tantissimo, grazie veramente tanto di esserci stati e state. E buona serata, grazie ragazze. E alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Ciao.